Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mac Shosha. Siamo la mia ragazza Ambra. Ciao. E questo ragazzi è un video speciale perché? Perché? Perché oggi è il mio compleanno. Hai fatto il regalo? Sapevo che al compleanno tuo eri tu che facevi i regali. Sì, vabbè. Oggi è un giorno speciale, quindi voglio che sotto nei commenti mi facciate gli auguri. Mamma mia, mi facciate gli auguri. Tanta roba. Quindi ragazzi, utilizzate l'hashtag auguri Mike. Ma oggi ragazzi, per festeggiare questo evento che pensate capita ogni anno lo stesso giorno. Ma non ci credo. Che faremo in questo video ragazzi? Ambra ci mostrerà, perché è stata un'idea di Ambra, vi mostrerà le foto di me da piccolo sostanzialmente. Mostreremo l'evoluzione di questa specie di animale del web. Eh sì ragazzi, perché dovete sapere che io sono stato anche un bambino. No, sì, sono stato anche piccolo. E quindi ragazzi vi faremo vedere un po' come mi sono evoluto fino a diventare questo bell'uomo. Quindi ragazzi mi raccomando, superiamo i 30.000 mi piace. E che succede? Faremo un video con le foto imbarazzanti, perché dovete capire che sì, siamo arrivati a sto punto, ma per arrivare a sto punto siamo passati per l'adolescenza. Guardate questo video fino alla fine, perché verso la fine vi faccio vedere un paio di foto di quando andavo, che sono già imbarazzanti così. E infatti, esatto, vi sfido. Se arriviamo a 50.000 mi piace, facciamo le foto imbarazzanti ma di Ambra. No, sì. Non ci penso proprio. Ma adesso ragazzi iniziamo. Ok ragazzi, siete pronti a vedere com'ero da bambino? Da bambino, qua stavi già. Vabbè, però ho capito. Oh, l'ho uccisa. Prego regia replay. Eccola qua, è morta. Però ragazzi, cioè, guardate lo stile, eh. Cioè, ma che stile c'avevo? Ho trovato un pupetto, un ragazzino col fazzoletto nel taschino, raga, i soldi, porca miseria. Cioè, qua proprio. Oh, ma già c'avevi la faccia da piagnone come una dice adesso. Fatica. Sadia segno! Era il mio primo compleanno e vedete, io avevo già capito tutto. Vedete in questa foto che indico la torta e dico: oh, indichi la torta, cioè stai a mettere il dito dentro per leccartela, che la indico. No, io indico, dico, qua c'è stato un errore, non è a norma questa torta. Tra l'altro, raga, guardate che pelato che ero. Vabbè, a parte che c'è sta tornando. Passiamo subito a qualche anno dopo, quando già Mike diventava un modello o un monello. Oh raga, cioè, mo oggettivamente, a parte qua mi stavo chiaramente annaffiando i piedi. È per quello che sono così alto ragazzi, perché voi da bambini dovete annaffiarvi i piedi e vedete che crescete belli grossi. Boccerai Mike per una cosa, cioè lo slippino. Ho capito, ma c'avevo 2-3 anni qua. Però e raga, sai che se lo metto ancora vanno. Sì, non è vero, non è vero. Cioè, era proprio un bel fregnetto, guarda qua. Oh, ma tra l'altro che pacco c'avevo già da ragazzino. Oh, sì, no, no. La potevo... sabbia nelle mutande. Sì, la sabbia, c'è sta un castello. Castello con cannoni. C'ho l'innaffiato io in mano. Devi vedere la pompa in dove stavo. Che braccialetti d'oro come gli zingari. Ma passiamo a questa foto emblematica. E qua ragazzi, il mio passato da indiano. Guarda che posa, guarda che posa. Quei questo piedi. È un plié, eh? Eh sì, quei piedi. Quei piedi, ma sono tutto con le scarpe. Ah signor! In questa foto però ragazzi, se notiamo bene e mettiamo la testa un po' così, posso sembrare che sto a fare due cose: o l'indiano o il vigile. O un plié. Che è il plié, Ambra? Questo, il plié, plié, quinta, pirouette, giro. Madonna, ho un plié. Ma su tutti i maschi possono ma sapere io che è direi plié. Più che altro che questa è una classica, tipica posa da romano. Ah, ma ando parcheggiato. Però ragazzi, il mio animo da supereroe stava per uscire fuori. Quindi Ambra, mostriamo la prossima foto. Tan tan tan. Ragazzi, avete visto mai Batman e Mike Shosha nella stessa stanza? Beh, ora che ci penso no. Questo forse è stato l'unico anno in cui mi sono vestito figo da una cosa che mi piaceva. Se no, ma mia madre mi ha vestito da pagliaccio, da carabiniere, cioè delle peggio cose. Cioè veramente Batman ragazzi number one. Passiamo ad un momento importante. Andiamo a vedere. Mi fa vedere questa. Vediamo i primi passi del pro. Del pro. Io so sexy, sexy, sexy. Vabbè ragazzi, qua chiaramente si può... Intanto notate lo stacco gamba coscia, che è una cosa assurda, cioè... Tra l'altro quelle ciabatte... Perché? Aspetta, un momento! Perché porto la ciabatta da un piede messa bene? Cosa stavo facendo?
giocando. Tra l'altro sta giocando, ragazzi, ai videogiochi. Io me lo ricordo qui, era Street Fighter 2. Spento! Poi una volta mi ha inculato 500.000 lire. No, 500 lire, cazzo di... Perché io ho messo, sperando, insomma, metto il gettone, si accende. Si è acceso. A proposito dei capelli, ragazzi, questo potrebbe essere già una foto imbarazzante. Però da bambino io giocavo al calcio. Però come ci andavo a giocare al calcio? Così. Il panettone. Cioè, il panettone. Però, ragazzi, voi mi direte: che capello. Perché io nascondevo oggetti contundenti. Prendevo le sedie tipo wrestling, boom, sugli avversari. Nascondevi gli uccelli tipo Peter Griffin. Esatto. Comunque, ragazzi, si è andato comunque un po' il pacchetto. Oh, ancora questo pacco. Se ce l'ho. No, devo dire questa cosa, la devo dire. Mike non è che era alto, cioè i capelli alti. Non eri alto. Aspetta, raga. Ok, ragazzi. Se siete arrivati fino a qui, è giusto che noi vi diamo il premio ambito, perché se arriviamo a questi 1000 mi piace, che sono 30.000, facciamo le foto imbarazzanti. Ambra, prego, fagli vedere una foto di un mio compleanno di quando andavo alle medie. Vabbè, a parte lo sguardo da... Qua raga, mi ero fatto una pera, sono sicuro. Mica inutile fa così. Là mangiavo patata per giornata. Si vede che mangiavi, a digiuno, a tanto risecco. Ma perché mangiavo altri tipi di patate. Sì. Non sono bello, ma piaccio. Che... No, qua si scopava, raga, è inutile. Sì, per terra. Cameretta mia era pure sempre pulita. Allora, ragazzi, me l'avete detto. È che sei grasso e sei troppo secco. Non va mai bene. No, qua è figo, dai. Quando ero muscoloso non gli andavo bene. Ma quando? Quale ma vita? Ma sta di, fagli vedere regia, fagli vedere. E questo, aspetta, no. Adesso arriviamo a un'altra foto di tipo imbarazzante adolescenziale. No, questa no, voglio vedere, questo, ragazzi. Questa è come ho conosciuto io Mike. Perché poi non è così, lui ci è venuto a scuola a settembre. Questa era la cresima, ragazzi. Quando mi sono cresimato, io mi sono cresimato in queste condizioni. Vabbè, mo qua c'ho una faccia orribile. Comunque, raga, con sti capelli rimorchiavi come in treno. Ma sono gli stessi di adesso. Non so, non è vero, qua ce l'avevo lunghi dietro. Ma è il panettone, adesso mi metto il cappello, ragazzi. No, ausettone, perché io qua, ragazzi, c'avevo le squalo. Qua, ragazzi, ero un ausettone, perché se ascoltavi la musica house eri coattello, capito? Un po' boro, truzzo. Anzi, io ero pure tranquillo, con i capelli me li piastravo, raga, proprio. Cioè, ti facevi il codino, ti ricordi? Il codino. Portavi l'apparecchio. Vabbè, vuol dire che non hai portato l'apparecchio. Però, raga, vi posso assicurare che se mangiava patata dall'inizio della giornata fino alla sera. Lesse al forno. Raga, io me la mangiavo col pane. Con questa faccia ho cercato di rimorchiarmi, il primo giorno di scuola. Cercate di rimorchiarmi in queste condizioni. Vuoi negarlo? No, dico solo questo, ragazzi. Con chi stai? Sì, dopo 5 anni. Ma adesso, ragazzi, facciamo un fast forward, perché sennò, cioè, non ci avrebbe senso farvi vedere il video con le foto imbarazzanti. E allora, ragazzi, vi mostro questa foto che avrete già visto nel tour della camera. Qui sono insieme a dei miei amici durante una vacanza a Rimini. Qui avevamo 18 anni, ragazzi, abbiamo fatto veramente da poco, quindi abbiamo fatto proprio il devasto. Là me ne frega un cacchio, zitta, là veramente abbiamo rimorchiato come treni. Allora. Tanto è vero, ragazzi, quando ci vedevano... Cioè, c'avevamo la suoneria che era... Mamma mia, che tristezza. Un treno merci. Vabbè, finiti di cazzate. Mike ha messo questa foto qua perché ogni giorno vuole ricordarsi di com'era e com'è diventato. Però Mike al tempo faceva il bagnino, no? Se tu fai, questa fa la gente. Poi ultimamente quella panza che ha messo è diventato un gommone. E lo buttano per farti fare la gente. Piagni. E poi con chi si è messa, ragazzi, da lì a poco, guardate. Guarda un po', ragazzi, questa era la foto del pranzo dei 100 giorni. Ma a parte, guarda che fregno, mamma mia. Cioè, poi dici, come hai fatto a resistere? Guarda là, tra l'altro in quel periodo, ragazzi, mi era piato il matto e mi facevo le lampade. Era boro. Ma che boro, Ambra, che boro. Era boro, si è fidanzato in quel periodo. Vabbè, ma che vuol dire? Si vede che era un bel fregnetto. Si vede che in quel periodo ci hai provato spudoratamente. E quindi tu ci sei cascato. Ragazzi, vi ho già raccontato. No, non è in realtà io sono uno stratega e tu sei caduta nella mia trappola. Sì, appunto, dopo ciao. 5 anni. Ami, non puoi dire, stiamo insieme da 7 anni. Stavo bene in bionda. Te, guarda che fisico, sta a rompere il cacchio. Questa di quando 2012, cioè 4 anni fa. Guarda che muscoli, raga, guarda che muscoli. No, allora, in quei tempi, ragazzi, non gli andava bene perché c'ho troppi muscoli. Ma che io mai detto? Tu l'hai detto, me l'hai detto, lo dicevi te. Ma che devi troppo schifo, no? Ma che sa di?
E quindi ragazzi concludiamo con una foto del 2014. A parte qua veramente mi pare un pallone. Quella è Ambra, sì. Quella è Ambra, spettinata. E quello sono io e dietro a me c'è Sodin. Guardate come eravamo. Ah, diciamo diversi. Che questa è una foto imbarazzante per me, per te e per tu, Sodin. E per Sodin. Ciao Sodin, ciao, Sodin. Ci vuoi bene. Era il 2014, era il mio primo Games Week. Era molto stanco. Prima volta a Milano. Infatti qua c'avevo circa 80.000 iscritti. 25 ottobre 2014. Ma ora che avete visto tutte le foto, che manca per essere un vero compleanno? La torta! E li spegniamo queste candeline. Spegniamo questa torta. Vai. Ecco la panna cotta al caramello. Ecco la candelina che però non metterò dentro perché è troppo mainstream. Quindi Ambra, tu tienimi la candelina. Tanti auguri a me. Tanti auguri. Canta Ambra. A te. Tanti auguri a Mike, Mitch, Federico. Tanti auguri a te. Io direi che per questo video possa essere tutto. Grazie a tutti per gli auguri. Seguite anche Ambra su Instagram, che ormai è una instant star. Trovate il link in descrizione. Per resto ragazzi, mi raccomando, superiamo i 30.000 mi piace e faremo il video con reazione alle foto imbarazzanti. Ma a 50.000 mi piace faremo quello alle foto di Ambra. Quindi ragazzi, grazie mille per aver reso anche questo compleanno fantastico sempre insieme. Io domani partirò per Los Angeles, quindi rimanete sintonizzati e seguitemi su social, perché lì farò veramente il panico. Quindi ragazzi, appuntamento al prossimo video. Saluto a tutti da Max Shosha e dalla mia ragazza, ciao. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Amori. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Max Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.